Ciao a tutti e come sempre ben trovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic e l'interattivo di oggi risponderà a questa domanda: quanto contate nella sua vita? Ovviamente della persona alla quale state pensando, di cui siete innamorati o anche solo invaghiti. L'importante è capire in questo momento, sono sempre concentrati sul momento in cui aprite l'interattivo, ricordatelo, quanto contate, che ruolo avete, quanto siete importanti, magari più di quanto pensiate, speriamo di no, magari un po' meno, forse perché in questo momento la sua testa è occupata da altre cose. Noi comunque siamo ottimisti, quindi facciamo queste tre stese, queste tre varianti, sempre Petit Le Normand, dove userò per la prima variante le nostre classiche Piatnik, che sono qui associate alla pietra verde, le White Owl, che sono queste, quelle del gufetto bianco associate alla pietra marrone, e le classiche cartamundi che troviamo associate alla pietra rossa. Come sempre potete prendervi tutto il tempo che volete per scegliere, una volta che l'avete fatto, magari dopo aver messo il video in pausa, trovate i tre link e i timestamps direttamente nella descrizione del video, quindi cliccate e arrivate a sentire quella che volete ascoltare. Bene, io a questo punto considero che abbiate già fatto la vostra scelta, metto come sempre da parte le due varianti, la 2 e la 3, anzi prima la 3 e poi la 2, ma sempre così, eh? E partiamo con la prima, quella della pietra verde, quindi associata alle classiche piatniche, che purtroppo disgraziatamente hanno sotto la serpe, ma tanto noi poi fortunatamente le mischiamo. Allora, andiamo prima di tutto a controllare come sempre qual è il punto di partenza. Quindi le energie che sono sulla situazione nella quale ci stiamo occupando, che è la vostra, se questa è la vostra variante, se no non abbiate paura di cambiare, di ascoltarne altre, però prima, almeno il primo pezzettino vi consiglio perché possono uscire i dettagli importanti. Allora, qui è arrivare al traguardo, noi stiamo chiedendo però non che intenzioni ma che ruolo avete nella sua vita. Qui è arrivare al traguardo, quindi potrebbe essere che sia un ruolo importante quello di sentire che con voi sta finalmente arrivando dove desidera arrivare, quindi potrebbe essere questa l'interpretazione, aver trovato la persona con la quale compiere finalmente un pezzo di cammino, speriamo il più lungo possibile, insieme. Però adesso, come sempre, andiamo a controllare, perché insomma vediamo le vostre energie, le sue e quelle insieme, quindi come interagiscono. Questa è venuta fuori, il silenzio, questo silenzio bellissimo di questa carta che ci parla di ciò che dobbiamo ascoltare, quindi qualcosa che è in arrivo. E vista la prima il primo suggerimento che ci è arrivato dall'energia dell'oracolo risponde, potrebbe essere già una conferma questa. Il sogno e il coraggio. Allora, il sogno a cui si riferisce questa carta degli Osho Zen è sempre, di solito, insomma, la maggior parte dei casi, un ricordare, quindi un sogno di qualcosa che è accaduto. Può essere anche il sogno, quindi il fantasticare su quello che sta accadendo, non è una proiezione. E qua il coraggio. Coraggio di anche magari andare contro qualche ostacolo, quindi cercare di emergere nonostante tutto. È un'energia questa molto simile a questo arrivare al traguardo, no? A qualunque costo. Quindi che ruolo avete? Bisogna vedere se siete insieme a questo punto o se vi state chiedendo che ruolo, che cosa significate per questa persona, per capire se mai si muoverà. Allora, voi siete in energia pazienza, vi siete buttati in questa storia e siete in attesa, che è un po', se vogliamo, il leitmotiv di tutti i nostri interattivi. Questa persona ha un vuoto, una trasformazione e una totalità. Direi che sì, siete andati voi a colmare un vuoto. Ora capisco perché c'è questo, questa energia per arrivare al traguardo e perché avevamo questo sogno, questo riflettere, anche riflettere, insomma, con il sogno non si riflette, si fantastica, però sul vissuto, su quello che rappresentate, anche per andare a colmare un vuoto che ce l'avete operato nella sua anima, una trasformazione verso questa totalità. Quindi voi state aspettando, probabilmente pensavate in uno sviluppo maggiore,
ed eccovi qua a mordere il freno. Questa persona invece non è che non sta facendo nulla, sta comunque avendo dentro di sé una trasformazione importante. Quindi quel traguardo ci arriviamo. Qui c'è un attaccamento al passato, gli amanti e l'innocenza. Allora, c'è ancora da superare qualche cosa legato al passato. Non so se vostro in comune oppure qualcosa dei rispettivi passati, qua sembrerebbe, dove però c'è questa forza di questo sentimento che si è insinuato tra voi e che sta un po' rigenerando la situazione. Quindi per adesso direi che il posto che occupate nella vita di questa persona è particolarmente importante anche come elemento che serve per superare un brutto periodo, quindi serve nel senso che quello che prova per voi gli ha fatto riscoprire o gli ha fatto riscoprire delle emozioni utili, no? Per andare oltre. Siete la spinta per andare oltre, quindi è molto importante quello che prova e anche la funzione che riuscite ad avere, avete un ruolo. Qui sì che c'è da superare qualcuno nel passato, ma penso forse tutti e due, per carità, c'è questa cosa un po' di doversi girare e non pensare più a ciò che è successo, però siccome la trasformazione, che è la carta più potente, arriva su questa persona, voi è come se aveste, sì, magari superato il passato da più tempo, quindi è come se questa conoscenza, questa frequentazione, questa relazione vi avesse ridato il sorriso, no? Quindi un nuovo modo di vedere le cose, un nuovo modo di considerare le relazioni sentimentali. Qui invece c'è proprio una trasformazione, quindi non dobbiamo fare una gara a punti, però insomma probabilmente questo passato da superare nella sua vita è più recente del vostro, o forse siete voi più avanti emotivamente e siete riusciti a superarlo prima. Beh, direi che caspita, caspita. Siete la persona della quale è innamorato, con cui pensa finalmente di trovare stabilità e di andare oltre. Ricordiamo che queste sono le energie, quindi non vuol dire che adesso stia andando tutto una favola, eh. Lo dico perché molto spesso, soprattutto nelle storie all'inizio, no, queste cose non sembrano evidenti, ci sono degli ostacoli da superare, però per adesso quello che sente, quando magari non ci ragiona troppo, quindi quando siamo ancora con le energie sciolte e libere, qua c'è proprio la sensazione di aver trovato la persona con la quale superare un ostacolo che c'è, fermo, fisso, e rigenerarsi, proprio andare verso qualcosa di nuovo e di bello. Quindi, insomma, cominciamo bene, no? Vediamo. L'arcano di questa stesa. Infatti abbiamo la temperanza, che molto banalmente potremmo subito associare quella carta della pazienza che vi è uscita sulle vostre energie che abbiamo qua. Ma in realtà, secondo me, qui come temperanza dobbiamo soprattutto salvaguardare il significato di conciliare gli opposti, di sanare una ferita, di distillare ciò che c'è per avere poi alla fine il vero risultato, quindi probabilmente questa è una storia ancora in cammino, dove non è detto che ora tutto stia andando bene, perché di fatti poi la temperanza ci parla di sanare eventuali ferite o comunque dissidi, ma ci dice già che siamo sulla buona strada, magari nonostante le apparenze. Siamo alla vigilia dello scoprire in modo più chiaro, quindi potrebbe dirvelo, dimostrarvelo quanto contate nella sua vita, e comunque questa energia di arrivare al traguardo ci dice sia che vi ritiene la persona con la quale, non possiamo mai dirlo con certezza, però fermarsi, no? Quindi aver trovato finalmente chi lo o la comprende, e anche insomma comunque che sta cercando
di arrivarci a questo traguardo, quindi la situazione è in movimento, a dispetto magari dell'evidenza di fatti poco celeri in questa situazione. Andiamo a vedere, come sempre, se possiamo dare magari un dettaglio in più. Ricordo che l'Ogier, essendo proprio un oracolo molto 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 preciso, a volte ci racconta una delle tante storie che possono stare dentro questa situazione, così come esempio, no? Sicuramente anche qualcosa di solido e di vero, però potrebbe anche darci un esempio, giusto per farci capire meglio qual è la connotazione di questa stesa. Eh sì. Allora, iniziamo con punto esclamativo, come dire, sta ben attento perché non lo ripeto due volte. Ritiene proprio che sia stata un'occasione fortunata per sanare una ferita grossa, che adesso però, ecco, qua ci dà l'unico dettaglio a una persona qui per la quale contate molto, ma che sta mettendo in questo momento una barriera di protezione, attenzione, non una barriera perché non vi vuole, di protezione, come se l'ultimo pezzettino di questo ostacolo che ha fosse quello più duro da far andare via. Sicuramente ritiene che siate state un'occasione, una bellissima opportunità di incontro, un'occasione fortunata, ma destinata a rimanere stabile per sanare una ferita sentimentale, direi di più, quasi una ferita esistenziale, come se il colpo inferto da questa ferita sentimentale fosse stato talmente profondo da aver tolto completamente la fiducia nei rapporti con le altre persone. Adesso, certo, con questa stella sente che le possibilità sono grandi, sente che quello che vorrebbe evidentemente è concretizzare ciò che abbiamo visto nelle energie. Però nel dubbio potrebbe essere che in questo momento si stia un pochino ritraendo, o almeno questa sia l'impressione che dà, proprio del ritrarsi, del non sapere fino all'ultimo, morde il freno ma ha anche allo stesso tempo paura. Quindi ci stanno dicendo in pratica, magari non sembra mai così, vuole il ruolo importante, avete un posto importante nella sua vita, nella sua gestione delle relazioni sentimentali, nella sua particolarissima storia sentimentale, quindi anche se non dovesse sembrare così, stanno dicendo con tanto di punto esclamativo, diciamo all'opera, no? In questo momento si sta un po' convincendo che l'ultimo passo è da fare. Ultimo passo che, se non siete ancora insieme, capiamo bene qual è. Se invece lo siete e questo è un momento di crisi, evidentemente tutte queste carte, ebbene sì, parlano di un ritorno, dove il ritorno è anche semplicemente, e non è poco, emozionale. Magari un momento in cui sentite questa persona fredda, ma state insieme, vi state chiedendo ma che ruolo ho, che posto occupo nella sua vita. Occupate un posto importantissimo, però adesso è in un momento di classico dubbio, come se facesse tre passi indietro, guardate un po', prima di compiere il salto, no? Quindi, proprio perché occupate un ruolo molto importante, adesso potrebbe esserci un momentino ancora di attesa, di pazienza, ma di presa della rincorsa prima di partire. Si sta magari mettendo dei paletti anche da sole, sta un po' sabotando. Ma sta tornando, sta arrivando, vuole avanzare, vuole avanzare. E beh sì, qua direi che no, non è che vi dà per scontati, attenzione, però dentro di sé ci sono tutti quei sentimenti che, come dico io, quando parliamo di stese d'amore, non dico che io preferisca il cane, la luna, il cuore, però anche sì. Soprattutto in una stesa in cui stiamo chiedendo quale ruolo occupate, siete una sicurezza. Non vuol dire che vi dà per scontati. Ha la sicurezza, la certezza che fin tanto che ci siete, che sia nei suoi ricordi, nei suoi pensieri, nelle sue future iniziative, si sente bene, si sente a proprio agio, sente che c'è una connessione importante.
Purtroppo però vediamo che in questo momento forse non lo sta dando a vedere ed ecco perché siete qui ad ascoltare l'interattivo. Ricordo sempre che il taglio non è una risposta, lo dico perché è saltato fuori negli ultimi corsi, non è che tagliate e eccola qui. Se fate una stesa, cioè una stesa, un taglio per un sì o per un no, allora va bene, ma se facciamo una stesa più articolata, e qua facciamo una stesa 9, quindi è bella articolatina. Non è la risposta, ma è una, diciamo, una considerazione sulla situazione. Guardate quanta fatica che fa. Allora, premettendo che, per come la vedo io, però siamo tantissimi, anzi vi ringrazio ogni giorno di più per quanti siamo, se ci penso mi sento male contare davanti a me tutte quelle teste, però vi ringrazio uno per uno, ma quando faccio gli interattivi chiaramente bisogna dare due o tre opzioni di interpretazioni, perché come dicevo, come sempre, può essere rivolto a chi sta aspettando di capire se occupa un ruolo importante nella vita di qualcuno che ancora non si è mosso, può essere qualcuno che invece, come dicevo, magari in un momento un po' difficile, magari invece in un momento ottimo, cerchiamo di dare delle risposte che siano coerenti con quello che è uscito, per carità, però che abbiano un senso. Allora, qua sicuramente quello che viene da pensare è che abbiamo qua un cavaliere, qua c'è uscito una serie di carte che ci dicono che vuole arrivare al traguardo, vuole comunque riuscire a fermare, no, questa relazione o questa frequentazione in vista di un futuro più impegnativo. A fretta l'avete forse anche voi, però ci sono per ora dei blocchi che già vi dicevano non essere molto importanti. E infatti, come carta di testa abbiamo i topi che ci segnalano tutto quel nervosismo che abbiamo visto nello jeu, ci segnalano anche quell'attaccamento al passato nel senso di qualcosa di doloroso che ha tolto, smalto un po' questa persona nelle relazioni, ci segnala proprio a volte non sapere cosa fare, quella sensazione di rischio di perdere qualcosa, ma anche di stare attenti al particolare, insomma un po' è nonostante i sentimenti che prova qui, siamo davanti a qualcuno di ancora insicuro, non dei sentimenti, ma sul da farsi. Se valga la pena, se sia saggio, no? Compiere, arrivare a questo traguardo, per il quale comunque ha già una grande propensione. Da quello che vedo, per contestualizzarla, qua non è certamente dedicato a chi, vi auguro che siete moltissimi, a chi in questo momento non sta vivendo particolari problemi. Poteva essere, quindi poteva essere che posto avete nella vita di una persona con la quale state andando d'amore d'accordo, volete sapere se siete importanti e se magari vi chiederà una convivenza. Ci sta, però anche per queste persone questa stesa parla soprattutto di una, come di un piccolo arretramento nel passato recente, come qualcosa di mancante nella comunicazione. Potremmo avere ricevuto degli input, quindi messaggi, parole, una frase così, che ci hanno un po' messo, se non l'amaro in bocca, anche un pochino di agitazione pure a noi, cioè abbiamo i topi, qualcosa dove mancava, no? Perché questi sono i topi, quel certo non so che ci avrebbe rassicurato e quindi non sareste qui a vedere questo interattivo, insomma comunque mi dispiace ugualmente, cioè sono contenta che con questo siete qua a guardare l'interattivo, però avrei preferito ovviamente di no. Al momento questa persona è proprio nell'energia di spingersi oltre, quindi di recuperare quanto accaduto qui, di avanzare, lo dico col punto di domanda perché abbiamo evidentemente qua questo bivio e che ci conferma un po' tutto, cioè sente questa connessione, ha voglia di parlarvi, ha voglia di avanzare e soprattutto sente che se vi chiarisse quale ruolo avete, che posto occupate nel suo cuore, sarebbe finalmente un mettersi alle spalle le brutte ferite, i brutti ricordi, le brutte cose, chiamiamole così. Quindi sente che siete un po' anche la sua ancora di salvezza, anche la sua
il suo modo di persuadersi che una relazione sentimentale può essere molto bella, mentre fino a un po' di tempo fa, quando era ancora attaccata al passato, l'idea era negativa, cioè qui non ci starebbe una persona che si è ripromessa mai più. Poi tanto sono cose che si dicono, però si dicono e finché si dicono. Allora, come vedete sarebbe un grande cambiamento e ricordiamoci che sulle sue energie, difatti, avevamo la carta, ora la prendo, della trasformazione, che è effettivamente molto affine a questa, no? A questa nave, una trasformazione, un grande cambio, anche uno spostamento e sì, anche un ritorno, ma poco importa, nel senso che, guarda, lo so, dite come poco importa, è importantissimo, sì, ma è un ritorno più emotivo e mentale. Poi se state aspettando che torni fisicamente, per carità, però vedete come in questo momento desideri avanzare, tornare, dichiarare ciò che prova e soprattutto che ruolo avete nella sua vita, ma c'è qualcosa che lo sta trattenendo un pochettino, no? Qui abbiamo dei dubbi. Bene, fortunatamente, come avevamo visto dappertutto, è inutile che adesso le stia a tirare fuori, fortunatamente c'è questo sentimento, questo cuore che riesce a dare una piccola spinta, ve lo dirà che ruolo avete, facendo una fatica tremenda, ve lo dirà. E andrà a colmare quel gap, quel dubbio, quella sensazione un po' così di malcontento e di incompletezza che abbiamo nel passato recente. Difatti, i dubbi instillati da questo messaggio verranno poi fatti sparire a voce. Spero non in chat, spero che si tratti come sembra proprio di qualcosa di diretto. Se non potete, una telefonata, ma ci sta anche l'incontro qua perché vedete che viene verso di voi per parlare con un certo nervosismo, con una certa ansia, ma vuole venirvi a dire qual è il ruolo per voi. Voi occupate nella sua vita un posto molto importante, anche se adesso, secondo me, da quello che vedo, non sembra. Cioè adesso siete veramente in un momento in cui questa domanda, quella dell'interrogativo, che posto ho nella sua vita, che ruolo ho nella sua vita, ve la state facendo in tono polemico, dicendo ma allora? E avete ragione, perché qui ci sono tutti quei sintomi che vengono dettati dalla paura di compiere un passo che hanno reso questa persona probabilmente più fredda, un pochino più ombrosa, magari parla meno, invece guardate che voglia che ha di parlare e lo farà assolutamente, però su questo bivio abbiamo da una parte la paura di perdere, dall'altra il grande desiderio di andare avanti, quindi siete il fulcro dei suoi pensieri in questo momento, ma anche il fulcro dei suoi desideri e delle sue paure. Perché non vuole perdervi, quindi non perché solo ha paura di soffrire, pensa se questa cosa va male qua perdo tanto, perché questa persona, voi nello specifico, per me è molto importante. Però già ci dice che è un periodino così, ma poi andrà avanti. Chiaro, se si tratta di qualcuno da cui aspettate una dichiarazione di intenti, perlomeno, qui avete avuto dei segnali altalenanti, insomma, un momento sì, un momento no, dei messaggi a volte che avete detto, beh, ma sembrano i messaggi di una persona che prova solo amicizia, sembrano per messaggi di una persona che vuole chiudere, oppure sembrano messaggi di una persona molto innamorata. Bene, siamo in questa fase adesso, mentre ascoltate questo interattivo, stiamo per andare in una fase molto più esplicita, più chiara, certo con un bambino, quindi si deve di nuovo mettere in moto, no? Proprio come se doveste far partire un motorino, però poi grazie al cielo con questo cuore si scioglie anche il dialogo, si scioglie anche la riserva e venite a sapere quanto contate per questa persona. Andiamo a vedere cosa ci dice da ultimo il Moonology. Bisogna fare qualche aggiustamento, difatti, qualche sistema, qualche lavoretto deve fare su di sé, lo sta facendo, cioè sta veramente cercando di andare oltre questa energia che con i topi non è proprio al massimo, non per cosa siete voi, per dimostrare quanto contate, contare e contate, ci sono tutte le carte che abbiamo estratto, ci parlano di questo, vi ritiene veramente il sole
no? E vuole parlare, vuole anche dare un nuovo impulso se già qualcosa c'è stato o iniziare qualcosa. Sta uscendo, è alla fine di questo percorso di uscita dalle sabbie mobili. Siamo alla fine, quindi già lo sa, ha una forte consapevolezza di quanto contate. Manca tanto così. Avete portato tantissima pazienza, adesso è veramente poca, ok? Bene, allora, se avete scelto la pietra verde è andata bene questa volta, è andata liscia, quindi sono molto contenta per voi. Se vi è piaciuto il video mettete il like, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Se avete scelto la pietra marrone dorata, quindi quella associata alle nostre le Normande in gufetto bianco, andiamo a vedere quanto contate nella vita della persona che avete in mente, quindi che ruolo avete e se ci sono comunque prospettive di miglioramento, quelle ci sono sempre, però magari non servono, quindi andiamo a vedere prima di tutto qual è la situazione di partenza. Causa e conflitto, molto bene. Siamo in una situazione leggermente difficoltosa, quindi sapere quanto contate è importante, probabilmente anche per capire come andare avanti, come procedere, come comportarvi e soprattutto che cosa aspettarvi. Quindi vediamo un po' questo caos e conflitto perché, cioè, i motivi possono essere diversi, magari semplicemente due caratteri che non riescono a dialogare, però non ci sono altri impedimenti, oppure come temo e come spesso accade, magari l'impedimento può esserci, essere rappresentato da un'altra persona o chissà da un tradimento, chi lo sa, andiamo a vedere adesso. Però insomma, vediamo quanto contate qui, adesso è molto importante vedere che cosa ci rispondono. Il lasciare andare un peso, aiuto. Allora, quanto contate? Per adesso direi che la situazione è talmente pesante che è come se ci dicessero prima vediamo di risolvere, di capire bene di che si tratta, perché in questo momento la situazione è pesante per entrambi, quindi il quanto è tanto, vediamo cosa succede qui. Voi siete in questa energia, introspezione, cambio e matto. Però allora, non che lo volessi, anzi, io sono ben contenta. Queste sono carte, energie di qualcuno che, come se voi, queste sono le vostre, come se steste quasi superando un momento di difficoltà, come se foste pronti a partire da zero. Quindi bisogna vedere se partire da zero dopo queste difficoltà. O se adesso siete in un'energia, se non di rifiuto, però perlomeno di pausa, di dire basta. Allora, vediamo, qua abbiamo il paragone, il rimandare, adesso ho capito, e il dolore. Quanto contate nella sua vita? Contate molto, però secondo me qua vi siete allontanati voi. Perché? Perché questa persona non ha saputo uscire dalla situazione precedente, che per me è rappresentata da una relazione, ma potrebbe anche essere un modo di comportarsi, chissà, un giro d'amicizie che non vi andava, un modo di vivere, un modo di affrontare le cose che non vi andava, e c'è stato sempre uno spostamento in avanti. Adesso arrivo, adesso arrivo, adesso arrivo, adesso arrivo. Il dolore, proprio lì dove voi avete il matto, come se voi aveste detto va bene, io aspetto, aspetto oggi, domani, dopodomani, quest'anno, l'anno prossimo, adesso non cambia niente, io ho bisogno di rigenerarmi, ho bisogno di e mi allontano da te. Poi non a cuor leggero, però secondo me per una volta tanto sto parlando con chi se n'è andato, quindi magari aspettate il ritorno, però ci sarebbe da girare, insomma, la questione qui. Cosa abbiamo come energie tra voi? L'armonia, la fiducia e il fulmine. Allora, qua è saltata una valvola, ragazzi. Qui andava tutto bene, ma è successo qualcosa. È successo qualche cosa, che
che vi ha fatto perdere la pazienza. E io penso che qui, come discorso generale, ci sta o il continuo paragone con chi c'era prima di voi, con la situazione prima di voi, ma penso più che altro a una persona, e quindi alla fine avete detto vai, basta, no? O la continua intromissione di qualcuno che doveva essere già fuori dalla sua vita, però continuava a incombere e a metterci il becco. E alla fine voi avete detto uguale come sopra, ciao, perché io ci sono qua io. Altrimenti potrebbe essere stata un'incursione un pochino più, diciamo, spiacevole, quindi essere stato un tradimento, però a questo punto. Questa carta ci parla più che altro di un tentativo da parte sua di prolungare l'agonia prima che voi ve ne andaste. E qui c'è proprio il fulmine, voi vi siete proprio rotte le scatole. È qualcosa che si è protratto e che non ha dato il risultato a fronte di un'ingerenza di qualcuno nel vostro rapporto e voi vi siete allontanati. Altro che caos e conflitto. Però volete, a questo punto è chiaro, perché volete sapere quanto contate nella sua vita e che ruolo avete, no? Perché, insomma, visto come sono andate le cose, ve ne siete andati dopo aver chiesto praticamente una prova di quello che contavate nella sua vita. La prova tardata ad arrivare, ve ne siete andati, però vi è rimasto la curiosità, chiamiamola curiosità, un sacrosanto diritto. Vediamo. Eh sì, qui le cose andavano anche bene. Qui le cose andavano anche bene, ma adesso voi siete là, eh. Quanto contate? È rimasto fermo lì questa persona. È rimasto tipo fotogramma, là fermo dove avete interrotto, senza ben capire. Cioè, capire ha capito i motivi, però senza forse condividere questa vostra decisione e non, senza sapere cosa fare. L'unica cosa che sa è che nella sua vita siete questo. Quindi potrebbe esserci stato sì, anche un tradimento, o comunque non aver avuto abbastanza forza nel gestire situazioni che per voi erano spiacevoli. E quindi qua. La domanda vostra quindi rigirata è adesso conto abbastanza perché si liberi di questa presenza scomoda o no? È un po' un braccio di ferro qui, eh. Il carro. Il carro che è in viaggio verso il recupero, ma in questo momento, secondo me, è nella fase di difficoltà. Allora, questa non è una storia che finisce qui, nel caso ve lo steste chiedendo, ma penso che avete già la risposta senza che io ve la debba dire. Sicuramente questa è una situazione che prosegue. Questo momento di caos e contrasto sta veramente facendo capire l'errore compiuto, sia che si sia trattato di un lasciare troppo libertà di azione nel vostro rapporto a una persona che non doveva essere lì, sia che si sia trattato di un tradimento, di una storiella, però qua io non credo che si sia potuto trattare proprio di una relazione in contemporanea. Io per relazione intendo relazione, quindi non una roba di 15 giorni. Comunque si sta mangiando le mani, quindi quanto contate? Contate come prima, forse anche un po' di più. Però adesso è cambiata l'energia. Prima contavate molto, ma c'era questa calma, questa pigrizia nel sistemare le cose perché tanto eravate lì. Adesso invece contate molto nel dolore, nel considerare che nonostante questa connessione tra voi, adesso le cose sono in energia causa e conflitto. Ma se posso dire la mia, sarei un po' andata a cercare se guardiamo queste energie. E è proprio qua. C'è da sistemare, ma e questa carta qua di questo dolore fortissimo sta dicendo avevamo tutto
connessioni, fiducia, interessi in comune, questa rosa che proprio ci parla della beatitudine nel rapporto, peccato che fosse una beatitudine guastata da quello che abbiamo visto prima, e adesso si sta anche interrogando se voi siete ancora lì, cioè qui un po' di paura che ci sia un'altra persona, c'è, o comunque che anche se non c'è un'altra persona, non ci sia più posto, quindi quanto contate voi lo vediamo adesso, qui c'è questa carta del dolore tremendo. Proprio, è come se fosse un lutto, no? Cioè, questa è proprio una carta molto forte che va a completare, quindi a distruggere, a mettere caos e contrasto su tutte queste carte positive, pur con qualche diciamo con qualche ombra. E difatti io qua inizio a pensare che anche voi abbiate dubitato del ruolo di una persona che poteva sembrare amica, invece no. Quando non si è addirittura verificato il tradimento, adesso quest'uomo, questa donna alla quale state pensando, sta rimpiangendo il suo modo di non agire. Qui sa di non aver agito come avrebbe dovuto, soprattutto nei tempi in cui avrebbe dovuto agire. Andiamo a vedere questa stesa. Quanto contate? Tantissimo. Siete anche il pensiero che domina proprio le giornate, domina anche le sue azioni. Tra l'altro, adesso guardiamo, ma io non penso che ci sia qualcuno al suo fianco. Quindi, se anche c'è stato un tradimento, o se anche c'era un ex sempre lì, o classico, la mia migliore amica, o il mio migliore amico, che non si sa bene che razza di amicizia sei, per adesso è una persona che ha scelto la solitudine, cioè ha scelto, non è in grado di vivere altre storie, soprattutto con quell'oggetto terrificante. Allora, e qua sta pensando a tornare. Però, ragazzi, con questo dolore che abbiamo visto, vedete che vuole andare in recupero. E se lo vuole anche concedere il recupero, ha bisogno della restituzione della vostra presenza nella sua vita, è disposto a cambiare, è ancora un po' che aspettava, cioè avesse fatto prima non saremmo a questi punti. Vuole andare proprio a riprendersi il vostro rapporto, ma c'è una bella montagna qua al centro. È in blocco emotivo. E quanto contate nella sua vita? Tutto, siete, eravate soprattutto con questo sole e luna insieme, c'è sia l'attrazione fisica, la connessione emozionale, la condivisione di passioni, ma anche l'apprezzamento del vostro carattere, di come vi manifestate, il sole è proprio alla luce del sole, quindi esterno e interno andava tutto bene e c'era anche una bella comunicazione tra di voi. C'era però evidentemente anche un blocco, un qualche cosa al momento, pur essendo ancora, vedendovi ancora come colui o colei che hanno un ruolo fondamentale nella sua vita, siamo in una fase nuvole. Difatti adesso non vi state parlando. Non sa bene come uscirne, non sa come manifestare questi sentimenti e soprattutto qua vediamo il classico abbinamento del blocco emotivo. Cioè abbiamo la luna, emotivo quindi anche di manifestazione delle passioni proprio più profonde. Sta cercando di lasciarselo alle spalle, però per adesso è ancora in questa condizione. Difatti qua oscilliamo da momenti in cui vorrebbe ritornare a prendere questa occasione e ritornare a quello che c'era, e momenti in cui si interroga con queste nuvole. Come vi ho detto, c'è anche forse il timore che qualcuno possa essere arrivato a rimpiazzare il suo posto. Allora, finché è solo timore, perché ci sono motivi, magari ha visto una vostra foto, magari vi ha visto insieme con qualcuno. Vabbè,
è normale avere paura di questa cosa. A me che dà un po' fastidio, perché abbiamo anche una personalità un pochino fortina, cioè il pigro non è sempre un debole, il pigro a volte è una persona che impone con la propria pigrizia uno stop a chi sta accanto. È un po' quella persona che dice: se non vuole me è perché c'è qualcun altro. Uno può non volere una persona perché non vuole quella persona e magari starsene da sola. Ecco, vedo un pochino di questa cosa. Quindi, per sapere quanto contate, contate anche in questo modo, no? È una persona un po' competitiva, è il colmo, no? Perché sembra proprio non essere in linea con questo discorso di voler recuperare. Allora, quello che possiamo vedere è che una volta terminata questa energia di nuvolo, nuvoloso, non il nuvolo, poi l'intenzione è quella proprio di arrivare e far crescere questa cosa, riprendere in mano il tutto. Per adesso, però, nonostante abbiamo quest'orso, quindi darvi anche un'importanza crescente rispetto a prima, perché l'orso è anche l'aumento, no? Quindi quanto contate? Contate così, siete contati molto, nelle sue intenzioni dovrete contare di più nella sua vita, quindi si è resa conto di della cavolata che ha fatto. Non dimentichiamo però che al centro, mi dispiace, non voglio fare questa festa, ma abbiamo la montagna, quindi per adesso, anche se diciamo ci sono carte che ci dicono che vorrebbe a tutti i costi prendere la rincorsa, arrivare e dire eccomi qua, sono tornato, nave bouquet al taglio, quindi insomma mica niente, però adesso abbiamo ancora la montagna e questo carro quindi è fermo al semaforo e c'è poco da dire, da fare, no? Bisogna che piano piano superi anche questa fase. Io qua vi dico, pensa di tornare, ma siete stati voi ad andare via. Blocco l'avete messo voi e come vi dico, qua ci sono proprio carte che ci parlano di amicizie che possono aver fatto da interferenza, pigrizia e non aver saputo poi cogliere comunque le opportunità e adesso è bloccato, cioè le opportunità qui ci sarebbero. Ha intenzione di chiamarvi o scrivervi, ma vorrebbe parlarvi a voce perché vuole dire quanto siete importanti, anche se vuole anche sentirselo dire, perché qua è stata anche una bella botta al suo orgoglio, qua c'è poco da fare e quindi ha bisogno di essere rassicurato. Sta di fatto che in questo momento è una persona sola, che non vuole sentire ragioni, quindi abbiamo caos e conflitto anche in questo senso, che ha scelto di mettersi per adesso fermo ad attendere l'occasione buona per farsi avanti, che però ha paura di quello che potrebbe trovare facendosi avanti, insomma è normale, no? Siete stati voi ad andare via, quindi caos e conflitto come energia generale, ma anche io avrei messo un bel blocco. Più che l'indecisione, vedete come non c'è il bivio, qua non sta proprio, è fermo lì, fermo a aspettare che cambi il vento, che passino gli uccellini, che ci sia un segno dall'alto, perché per quanto riguarda l'importanza che dà a voi nella sua vita è tanta, per quanto riguarda l'importanza che pensa che voi diate a lui o a lei nella vostra, ci sono dei dubbi, non vuole affrontare questa possibilità e quindi se ne sta lì fermo zitto o ferma e zitta, lo dico sempre che queste sono stese rivolte a tutti, senza sapere cosa fare. Passato questo momento in cui però adesso si è messi male perché non c'è la possibilità di parlarvi, oltrepassato questo blocco emotivo, perché è un vero blocco emotivo, allora poi ci sarà questa rentrée. Però capite che anche i suoi dubbi, un conto è una persona se ne va e merita di tornare,
Invece una persona viene mandata via e merita di tornare. È molto diversa come atteggiamento, come pensieri, come sentimenti, come dubbi, ed è proprio questo. Quindi si sta chiedendo anche, bah, farò bene a tornare, mi vorrà ancora, e ancora torna con quest'orso, no? Così, con questa un po' prosopopea, facendo un po' lo splendido, la splendida, e forse rischia anche di peggiorare un pochino la situazione. Però torna come persona decisa. Quindi tutto quello che ha rovinato questa storia è stata la lentezza, i tempi dilatati, quando potevano essere assolutamente dimezzati. Questo l'ha capito. Ce l'ha messo un po', però. State certi che qui se c'è stato qualcuno che si è messo di mezzo, o come presenza scomoda, o come avventura, anche se io in questa stesa poi a 9. Non vedo l'avventura, però come dico sempre, siamo tanti, quindi potrebbe essere anche così. Io qua non vedo alcuna presenza, tant'è vero che la montagna ci parla di una persona in blocco, chiusa, senza desiderio di frequentare nessuno. Oh, ce n'è caduta anche un'altra, vediamole tutte e due. Allora, innanzitutto sta terminando un ciclo pesante, sta arrivando la fine di un ciclo pesante. E meno male, questo è quello che volevamo sapere. Però più per costui o costei che per voi, perché voi. E qua dice, il tuo duro lavoro ti sta ripagando. E il duro lavoro è sempre il suo. Il duro lavoro è sempre quello di comunque aver fatto ordine, ha fatto molta fatica, ha capito quali erano i problemi. Soprattutto rispondiamo un'ultima volta a questa domanda: quanto contate nella sua vita? Tantissimo. Altrimenti una persona con una personalità del genere non cambia. Non cambia perché ci sta benissimo in questa energia orso. Pigro, tranquillo, quando capita mangio, quando non capita mi rubo il cestino della merenda. Sto bene, tanto ho tutto quello che mi serve. Cioè, questa è una pigrizia proprio anche, so, un po' di egoismo, no? Voi avete fatto la differenza, ora ha capito che non si può vivere così, ma ha fatto ordine. Quindi qui il lavoro l'ha fatto, i compiti a casa sono stati fatti, voi potete essere, non so se siete contenti o meno, perché immagino che siate qua per capire se c'è un riavvicinamento, quindi nel caso la risposta è sì, quindi siete contenti, magari era solo curiosità per vedere se aveva capito. Ha capito e cercherà un riavvicinamento, quindi penso contenti tutti. Chi il riavvicinamento non lo vuole, lo rimanda dove era, senza nessun problema. Ok? Però insomma, questa è la storia di chi è in questa era, in questa variante. Bene, allora, se l'avete scelta, quindi il video finisce qui. Spero che vi sia stato d'aiuto, vi abbia dato delle notizie, insomma, interessanti. Come sempre, se vi è piaciuto mettete il like e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Se avete scelto la variante con la pietra rossa, allora andiamo a vedere anche qui quanto contate nella vita di questa persona. Come sempre andiamo a cercare di capire la situazione di partenza, vedere che ruolo avete, insomma, se contate, se non contate, ma sicuramente contate, cioè perché sennò non sareste qui. Vediamo però quali sono le dinamiche di questo rapporto. Come sempre prima ci facciamo aiutare da una carta dell'oracolo del Risponde, che è qua, per vedere che cosa aleggia su di voi e per capire in che rapporti siete. Allora, per adesso diciamo che è un'energia, io dico sempre per adesso perché se poi mi escono delle cose spaventose, ma spero di no, però anche perché comunque questa è un'energia positiva ma tendente al neutro, nel senso che si può anche applicare a amicizia, ma magari siete qua anche per sapere quello, la mia intenzione non è, però potrebbe essere, se è un'energia comunque come sempre co-creare di una grande sintonia costruttiva, quindi non sono di solito con questa energia, relazioni tossiche, rapporti dove c'è condizionamento di uno da parte dell'altro, normalmente sono cose equilibrate, però appunto può essere adesso una situazione equilibrata dalla quale vorreste qualcosa di più. Al momento è tutto in equilibrio, però vediamo quanto contate.
direi che chi sia più o meno consapevole della cosa contate parecchio, perché nel co-creare, se una delle due parti viene a mancare, sono guai. Allora, vediamo. Banalità e dolore. Ai, allora, qua purtroppo temo che vi stiate facendo questa domanda, perché questo è un rapporto ancora fermo, credo, all'amicizia. Vediamo, il risveglio, voi, risveglio, pienezza, integrazione. Qua è un rapporto magari anche di lunga data, che fino a poco fa è stato di semplice amicizia. Qua qualcosa è scattato in voi, magari è scattato anche da prima. Cosa abbiamo qui? La solitudine, l'avarizia, aiuto, l'isolamento. Per essere due che vanno a co-creare, qui c'è un blocco da questa persona nel momento in cui si va a sforare in qualcosa di, che va oltre l'amicizia. Difatti abbiamo la stanchezza, le possibilità, la ribellione. Eccoci qua. Allora, quanto contate nella sua vita? Tantissimo. Siete una presenza importante, siete però una presenza che a questo momento vuole considerare esclusivamente come un'amicizia, magari molto profonda, anzi senza magari, perché qui è molto importante. Magari siete colleghi, magari siete amici tutta una vita, magari siete amici da poco ma è scattato qualche cosa in voi, ma veramente in tutti e due è scattato qualcosa, solo che voi pronti, il risveglio, la pienezza e l'integrazione, voi avete accolto questo, diciamo, questo prendere atto di come sono cambiati i vostri sentimenti a braccia aperte. Questa persona no, questa persona vi sta costringendo a chiedervi quanto contate nella sua vita, perché se avete magari anche provato a sondare il terreno, vedere come, no, se c'era possibilità di passare oltre, qua vi ha messo e ha raggelato quella realtà secchiata di ghiaccio sulla testa, e potrebbe anche essere che in questo momento si stia un po' allontanando, ma proprio sul piano pratico si stia facendo sentire meno o vi stia un po' evitando, però alla fine lo sa e sente che anche per lui o per lei è la stessa cosa. Non vuole, qui abbiamo proprio la ribellione, lo sfinimento, la stanchezza, probabilmente ha una storia sua personale che fa essere così negativo di fronte a questo upgrade, però siete importantissimi. Infatti il problema adesso è che isolandosi si sta privando di una parte importante della sua affettività, e quindi adesso sono guai, non per voi, cioè anche perché non è mai bello vedere una relazione, una reazione, scusate, del genere. Andiamo a controllare. Non voglio neanche farsi tagliare, passa dopo. Sì, qui c'è questo contrasto. Allora, quanto contate? Contate al punto che senza di voi sta male. Però ha capito i sentimenti che provate e sta prendendo coscienza dei sentimenti che prova. E adesso è un po' in crisi. Perché? Guardate, allora, secondo me qui è paura anche di soffrire, però insomma, adesso tutti hanno paura di soffrire. Non posso pensare che sia solo questo. Difatti qua ci arriva come un ultimo indizio anche il fatto di aver paura di quello che possono dire gli altri. Io vi dico, qua potrebbe essere un collega di lavoro, qualcuno con cui avete condiviso un progetto, o magari un hobby. Adesso noi pensiamo sempre, giustamente, no, al lavoro, all'amicizia, al contatto professionale, però potrebbe essere, per esempio, ne dico una per tutte, magari è qualcuno con cui frequentate, che ne so, una scuola di ballo, è sempre stato il vostro partner o la vostra partner, senza che ci fosse altro che un grande affiatamento. Poi è nato qualche cosa da parte vostra, è nata anche
da parte sua, però abbiamo due reazioni diverse alla presa di coscienza di questa cosa e si sta allontanando perché magari non vuole che se ne parli. Qui è proprio non volere che la cosa sia sulla bocca di tutti per temere, perché teme commenti, teme no? Magari anche poco simpatici, però vedete che questo è un allontanamento un po' così, me ne vado, ma al centro abbiamo un'energia invece che ci dà questa indicazione del perché non voglia che si faccia vedere. Certo, poi i motivi possono essere molteplici, però qua si parte da un'amicizia, di qualcosa che vi unisce anche come interessi o anche un pezzo di strada che avete fatto insieme, ma non legati sentimentalmente, magari un'avventura che avete condiviso insieme, anche un viaggio, però c'è qualcuno attorno, comunque sempre attorno a voi, che potrebbe fare commenti e per voi le cose sono cambiate, dall'altra parte qui abbiamo un completo sbigottimento, dire adesso, oddio no, aspetta, mi allontano, però insomma non è facile, perché comunque le sta valutando le possibilità. E difatti qua abbiamo un giudizio, cioè che nelle orecchie gli sta suonando come sta veramente la sinfonia qui, a dire, ehi, cosa stai facendo qua, no? Questo è proprio, però è l'annuncio, probabilmente voi siete stati espliciti o comunque avete fatto capire che questa è la storia e che per voi le cose sono evolute, non cambiate ma in meglio. E qua c'è la dispersione, però questa co-creare è ancora molto forte, quindi adesso andiamo a vedere se abbiamo un indizio in più. Giustamente vi state chiedendo, vi state interrogando su quanto siate importanti, insomma, nella vita di questa persona, perché fate fatica a digerire questo cambio di atteggiamento. C'è un allontanamento amichevole, no? Come per dire, oggi non ho tempo, domani non posso. Cioè, non c'è stato la rissa. Perché comunque vuole mantenere, vedete che già sotto sotto c'è la consapevolezza che c'è qualcosa di più. Non vuole andarsene per sempre. Vuole aspettare di capire da che parte arrivi, da che parte andiamo qua. Andiamo a capire qui. Ah, ecco. Già. Detta così suona male, sto cercando le parole, però insomma, quando ha capito come stavano mettendo le cose, ha preso una paura che avrebbe potuto fare il giro del mondo in 80 minuti e tornare altro che Speedy Gonzales. Questa è una persona comunque che non è tanto in grado, sai che novità però, di gestire le relazioni quando sono in fase di nascita e crescita. Una persona che viene un po' destabilizzata dalle decisioni e dagli step che possono esserci quando un rapporto, per esempio, evolve o cambia. Non sa bene come se fosse per lui o per lei da 0 a 100 è più comodo, no? Qui invece c'è stata una serie di discorsi intermedi. Probabilmente tra voi ci sono stati anche dei discorsi che forse due innamorati non si fanno. C'è stata una fase di complicità proprio tipica delle amicizie, non che poi non ci debba essere nei rapporti sentimentali, ma insomma magari priva di quel pudore, di quelle malizie che si possono avere quando si è insieme. Invece qui c'è stato qualcosa anche quasi direi di cameratesco è stato come cambiare canale, cioè non sa bene come fare ad arrivare lì, non ha capito quando e come, se ha fatto qualcosa che ha incoraggiato, se, perché è difficile. Quindi adesso si sta nascondendo, pur avendo preso piena coscienza della connessione che c'è tra voi, perché qui è fortissima, però si è preso uno spavento. Adesso abbiamo proprio il nascondersi dietro un dito, o magari dietro al fatto che potrebbe essere, dice, una persona impegnata. Cioè qui si sta nascondendo dietro cose assolutamente o superficiali o comunque che non hanno nulla a che vedere
col mondo dell'anima e dei sentimenti, però soprattutto sta così, sta prendendo tempo lontano da voi e ci siete rimasti appunto male qui, è ovvio, perché anche voi vi state chiedendo ma forse facevo meglio a non far capire, a stare zitto, quindi siete tutti e due arroccati, ognuno sulla propria posizione, però qui bisogna per forza venirne una, quindi siete importanti, sì, quanto contate, tanto, tanto che qua abbiamo paura di fare il salto. Vediamo. Taglio, vediamo un po', ecco qua. Oh, oh, quanto contate. Allora, qui è arrivato proprio il momento di prendere atto dei sentimenti, di finire un po' questo tira e molla, di chiarire, ma anche di completare qui tutto quello che è rimasto in sospeso. Quindi probabilmente adesso le energie di questa persona sono comunque di smetterla di sparire, riapparire, evaporare, saltare fuori da sotto i coperchi, poi andarsene per 2 o 3 giorni. C'è anche quel velo di imbarazzo, no? Invece adesso qua sembra che ci sia proprio il desiderio di arrivare e concludere, terminare, mettere a punto questa cosa in sospeso. Vediamo un po'. Energie non mancano. E sta proprio facendo finta. Ehi, questo è un rapporto karmico, ragazzi, quasi sicuramente. Ecco perché continua a restare tutto così in sospeso, ma va risolto, va risolto, si risolve. Si risolve. Allora, quanto siete importanti, molto di più di quanto è capace di gestire. La provate tutte per non avere questi sentimenti, per non capire quello che voi stavate trasmettendo. Ha provato a dissimulare, a scappare, anche adesso, a fingere di provare interesse per qualcun altro. Magari qua siamo davanti anche alla persona che pur di sgattaiolare viene sfacciatamente, vi chiede un consiglio per far colpo su qualcun altro. È proprio uno schiacciasassi questa persona, ma perché non vuole prendere coscienza di questo legame qua. Fa fatica, gli sta provando tutte con se stessa per non ammettere ciò che invece è la luce del sole dentro, no? Però qui sta proprio in una fase di fuga e allo stesso tempo di desiderio di avanzamento. È un macello, anche perché senza di voi non riesce a stare. E avvicinarsi a voi vuol dire non poter fare a meno di avanzare. Avanzare vuol dire rischiare di rovinare ciò che c'è. Cioè, sembrava, no, una roba semplice, solo qualcuno che aveva paura a far evolvere un'amicizia verso qualcos'altro, e invece qui le paure sono tanti, i ragionamenti sono troppi, e per adesso tutto quello che sappiamo è che effettivamente qua il taglio viene confermato. In questo momento, avendo comunque compreso che senza di voi non può stare, c'è questo desiderio, ci sono queste energie in fermento per riprendere dove avevamo lasciato. Quindi si sta rendendo conto che va benissimo che ci sia questo upgrade da amicizia a qualcosa di più, con una fatica bestiale, però anche con un discorso di crescita personale, di analisi. Ecco, all'inizio avevo visto un po' come qualcuno, solo che oddio mi sono spaventato ma lontano. Invece qui c'è tantissimo mentale, prima, durante e dopo. Probabilmente voi di questo fattore così pesantino, diciamo, non vi eravate resi tanto conto nella fase amicizia, anche se credo che sia stato da subito un rapporto con qualcuno con cui era bello ragionare, ma non avete capito quanto fosse
così incline al mentale per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Invece sì, quindi qui c'è desiderio di riprendere, guardate, di ripartire da questa possibilità di amore, di rinascere su quello che probabilmente avete fatto capire per rimanere. Quindi siete non importanti di più, perché questo l'abbiamo sul fondo dell'anima. Quindi il ruolo che avete nella sua vita è importante e quanto contate, contate molto. Ha solo paura di, è un discorso che può sembrare banale, di perdere l'amicizia e di mettersi su un terreno pericoloso che potrebbe portare a una rottura. Questa è la classica persona che pensa che finché si è amici si va d'accordo, quando ci si mette qualcos'altro ci si lascia, cioè non ha mezze misure e non pensa che a volte purtroppo ci si può anche allontanare come amici, e invece ci sono relazioni che se gestite e vissute bene possono andare avanti anni. Cioè ha un concetto un po' primitivo, se volete, da un lato di questa storia, e per il resto la sta veramente sovraccaricando. Nonostante tutto, però, c'è questa grande consapevolezza di essere davanti a una persona molto, molto importante. Per cui quello che voi rappresentate per quest'uomo, per questa donna, per adesso è questo, no, questa forza, questo sentimento, questa connessione. Non sa che, come vi dico, secondo me qui siamo davanti a un rapporto molto, molto particolare. E avete la possibilità di questo sblocco, chissà che cosa avete avuto in passato, però vedete che una volta che questo sblocco si attua, andiamo verso la stabilità. Il rinnovamento che sta adesso viaggiando su due binari sempre meno, è stato il primo, rimetto a posto l'amicizia allontanandomi un po', che poi così magari le passo, gli passa e poi ritorniamo nei ranghi. Non ha funzionato. Adesso siamo in fase di elaborazione, comprensione e accettazione della cosa. Beh, è un gran bel accettare, voglio dire, non è che debba accettare chissà che, però sta facendo i conti anche un po' con se stesso, con le sue emozioni, con il suo modo di pensare, che vi ho detto, insomma, è un po' così, un po' primitivo. Guardate quest'albero che va a ricadere sul cuore e sull'ancora, quindi rispondiamo subito che risposta c'è, qual è, che importanza avete nella sua vita, questa, siete la figura. Andiamo a vedere che cosa ci suggerisce in più i monologi. Volevo vederne due qua, comunicazione. Il ciclo che sta finendo, infatti qua la comunicazione è difficile, è come imbarazzata, come un po' turbata, infatti abbiamo le nuvole, no? Vediamo. Un problema personale trova soluzione. Eh sì, è un suo problema, non è vostro, non è della relazione, l'abbiamo visto da subito. Voi, tac, avete preso atto di questo risveglio, di quello che è successo, tutte belle contenti, ale, vado, me la vivo, tanto tra noi è evidente che c'è questa connessione. Qui è un suo problema personale nel farsene carico, e quindi finalmente stiamo andando verso una risoluzione. Volendo andare un po' più in là, potremmo pensare che questi blocchi siano dovuti ad altre questioni, però non escludendo niente, lascio alla storia di ognuno. Magari sapete che ci sono altri motivi per bloccare tutto questo, però qualunque sia il motivo, in ogni caso stiamo andando di fatti verso una soluzione, l'elaborazione, no, di questa crisi con questa crescita personale e poi restare, perché è lui o lei che vuole restare nella vostra vita e spera che si possa fare. Ma prima ha bisogno di una camomilla, cioè qua c'è poco da fare. Speriamo che ne beva quei 3 o 4 litri e che poi dopo faccia in fretta, perché qui vi dico, i tempi sono abbastanza rapidi, però siccome intanto stiamo interrogando sul presente, quindi per carità, il presente l'abbiamo già capito, però per vedere la tendenza, io qua direi che prima di un paio di mesetti una reazione importante che vi faccia capire che finalmente lo scoglio è stato superato, ecco, qui ci vorrà un pochettino. Inizierete a vedere che si sciolgono le nevi quando ritorneranno i toni della conversazione
così spensierate, così in sintonia come erano prima. Adesso sono un po' raggelati. Però, visto che contate così tanto nella sua vita, non abbiate timore qui che le cose si sbloccano il prima possibile. Dipende dai suoi tempi, ma comunque dico massimo, secondo me, un paio di mesi da quando aprite l'interattivo. Altro da dire, direi che non c'è. Abbiamo visto veramente tanto. Meno male che voi siete più lungimiranti e sapete che non succede niente se un'amicizia si trasforma in qualcos'altro, altro che. Allora, quindi anche per voi il video termina qui. Quindi, se avete scelto questa versione e vi è piaciuta, mettete il like. Come sempre, se volete, potete iscrivervi al canale. E come sempre, io vi ringrazio. Vi faccio il solito enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta anche con me su Cartomantic. Ciao.